tanto c'è da raccontarvi che eccoci qui di nuovo con il nostro Silvio. A distanza di poco tempo ha fatto un altro buon risultato, infatti è stata la top 16 dell'evento nazionale di SDG Gaming. Esatto. E con il mazzo che in realtà hai deciso di portare lo stesso, quello che abbiamo imparato a conoscere recentemente. Che cosa puoi dire di più? Allora, intanto ho portato il mazzo molto simile, però non so perché molta gente non ha visto il video, o molta gente comunque non mi conosceva ancora, e quindi mi ha conosciuto poi giocando e anche post side. Ho comunque fatto un po' di disastri. Poi, che altro possiamo dire? Contro quelli che già mi conoscevano, poi ho fatto un side leggermente, side un pochino diverso, un pochino più miste, ed è stato molto utile anche quello. Poi tra l'altro hanno fatto anche un future match, sì. Mi sono divertito molto, e probabilmente dopo anche recuperarlo. No. Possiamo magari mettere lì, non so, un link da qualche parte, se vogliamo, in futuro, per poterlo vedere. E poi che altro c'è? Ho fatto 7-1 in Svizzera. Sì. E sono andato quarto in Svizzera, però era top 15, quindi ho perso in top. No. Non sei neanche andato alla top, cioè proprio sei morto subito. Hai fatto una Svizzera eccezionale. Ma ho fatto tutti i complimenti sul modo di giocare, cioè sul master, ma anche proprio sul modo di giocare, sul giocate. Perché non ti hanno guardato settare la Zara. No, però infatti mi sono rimasto contentissimo, veramente contentissimo dello spirito con cui mi hanno accolto. Poi sicuramente avrei ricevuto tanti insulti per Barn, o perché se stavo la Zara, o per, o non so, per i tuli, che poi in realtà più che altro ti cappavo in poco tempo, però vabbè. Però qualche partita è male. Ok, vabbè, comunque mi sono divertito molto. Adesso vi faccio vedere un po' il mazzo, partiamo. Dai. Subito. Hai dato i benissimi token che sono visti anche apprezzati nel futuro match. Sì. Tra l'altro sì, quelli simpatici, ma anche questi qui degli Ojama che fanno veramente una bellissima figura. Esatto. Poi ci sono quelli di Nibiru, perché noi giochiamo anche meta, dicevamo, sì. Quindi, però vogliamo dominare in tutti i formati, quindi abbiamo provato anche qua. Chi vuole dei token di questo genere, anche di qualsiasi altro tipo, quindi Rito di Aramesir per i brevi token, o l'Apple Dragon, o le maghe nere, le maghe nere in certi modi, diciamo. Esatto. Gli Sky Striker. Contattateci che ve li mandiamo. Esatto, esatto. Ci siamo noi. Ok, per il resto, sì. Questa già il marchettone l'abbiamo fatto. Ok. Ah, Panda Barn, quindi i due panda. Sì. E i tre lati giganti. Sì. Tribe, sì. Lili, sì. Le due giare, che hanno risolto 500 miliardi di volte. Ti facciamo vincere le partite. Sì, ma dei bluff incredibili con queste e anche senza queste. C'è da dire che si è messa lì a fare knock su Tribe, knock su questi. Ma incontro su questi qua. C'è uno che appunto invece mi ha fatto mi sono beccato un Magic Break su Sangan settato dopo il terzo set. Ho settato Sangan come terza, ma ha fatto un Magic Break e poi dopo ho settato la Zara quando non c'era più niente. Quindi bellissimo, insomma, non per l'avversario. Okay. No, però anche lui si fa bellissima partita sempre con sorriso, quindi okay. Cioè, comunque si è messo a ridere molto spesso, dai. E Breaker Exiled, sì. Le magie. Questa è pescata mille volte sul torneo. Pescata e settata? Sempre. Ha sempre pescato il. No, due volte non l'ho settato. Ecco il commentatore. C'è il commentatore. Allora questo Nazio mi ha insultato tutto il tempo. No, io l'ho detto io. L'ho insultato tutto il tempo, è stato bellissimo. Poi ho detto, giocherà Silvio, come prima cosa farà? Setta pot, setta carità. E dopo 4 secondi ha settato pot e carità. Casualmente è partito con pot e carità in più. Bellissimo. Settati. Con Duster settato. No, no, di primo io. No, sì, nel game 2 game ha fatto il setto carità e l'altro aveva Duster. Perché hanno fatto Duster? Non so. Ho detto, io farò tutto il torneo così. Dust Tornado. Ok. Comunque, ho giocato anche altre magie, queste però sono le principali. Le principali. Sono state spade, i due limiti, sì. Due Trunade, non tre. Vabbè, non ti dirò perché. Due knock, tempesta, burial, strappa e tifone.
Burial, perché comunque dopo con i monster che vado a mettere faccio più danno più velocemente, l'altro fa più fatica a calcolare i danni che gli farò. Tre barrel, sì. Tre l'hai voluto tu, ah, gli spari classici, i tre di Ujama, certo. Le due ruote che mi ha insegnato Mozzo quanto siamo veramente forti, e... meno male che Mozzo c'ha, esatto. Poi chiaramente ho visto che uno con le mani può fare, può tenersi in mano Thunder Dragon, tutti li scartavano subito, io va bene, game 1, però dopo li andavo a togliere perché era una massa che tenga Thunder Dragon e poi tributo ed evoca. E ti ha autato la ruota. Però la gente non faceva, oppure metamorfosi tu butti molto, però va bene, non lo facciamo con nessuno. Mirror, stato il fuoco, Gravity Bind, questo Green Bind 1 con Inside, Inside Out, che comunque non mi dirò mai, rimarrà un segreto. Ok, ma andiamo con Side. Sì sì, tanto l'extra in GOT, esatto. Non esiste. Va bene? E due Gigantes, tre Berserk e tre Forzato Goblin sono rimasti uguali identici come il giorno scorso. Ok. E... ho fatto le stesse cose. Quindi... ho mintato come l'assassino quando mettevano i spacchini mezzo trappole, quando mettevano... vabbè, insomma, in generale, quando mettevano dei cri, quando robe limitano, certo. Ho cambiato delle cose, ho cambiato tutto il resto del side, non ci sono più skin drain stavolta, okay. Però l'out a limite, o comunque una cosa che non permette a loro di bannarsi da solo gli Ojama con i sorci, con BLS, sono anche questo, meglio, non li salverà una volta la strontata, però poi gli vai a togliere il pezzo, ed è forte anche perché contro muore non avevo niente da mettere, non avevo tipo dei knock o delle robacce in più, e invece così... Questi di Inside Out andavo a mettere un motto di roba contro Warrior, che mi ha detto che ce ne erano molti in generale. O comunque anche molto, ho beccato anche dei mazzi misti, cioè Chaos con dei Warrior dentro e cose così, fortissime. E poi ho aggiunto questo qui proprio il giorno prima, assieme al PS World, ne abbiamo parlato, ho visto comunque che avevo delle slot, cioè dei mazzi che non stavo cagando minimamente, come anche... in mirror match praticamente, ma soprattutto Stingate e di Matuber, ma anche di altri in generale, e c'è anche Gaiba che giocava Reasoning Gate con le Dimension, esatto. Fusion, e poi ho beccato due mazzi con Gatling Dragon, quello che cioè fa Cyberstein Pago con il macchina, quindi queste quattro di side come si sono rivelate fortissime. Ho beccato quei due mazzi disintegrati, prego. Grazie a te. Perfetto. Basta. Ascolta, tutti gli diamo i consigli, però alla fine sei lui che vince. Esatto. Lui. Ma perché lui li ascolta? Sì, io invece ci sono quelle persone che sono forti come Silvio, però non ascoltano mai nessuno. E quindi dopo vanno dritto per la loro strada, però spesso sbagliano. Perché magari non ascoltano tante linee diverse che gli altri magari hanno valutato e loro non avevano pensato. No, perché non, giusto Silvio? Sì, infatti veramente la cosa più bella del gioco in generale che sto vedendo è proprio questa, cioè se sei disposto come una spugna ad assorbire quello che ti possono dire le altre persone, hai un vantaggio enorme, anche se semplicemente proprio a livello di stima ti danno molto e anch'io, cioè, dai e ricevi molto, e molto spesso quello che dai ti torna indietro in maniera molto positiva. Quindi è stato un bellissimo torneo, bellissimo anche comunque il risultato. Io ero lì che puntavo a vincere tantissimo, ci credevo tantissimo. Ci credo. Però visto che il gioco è un gioco di carte, quindi dai un po' di trinità l'ho prese, un po' di... anche tanto ho perso ai turni per 300 danni con un barn. Ah sì. Contro un cos'è? Un caos turbo, semplicissimo. Io non ho idea di cosa faccio. Tanto ma anche detto un po' di roba e tra meritiamo il sacco. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo perché c'è proprio questa onestà in tutto, capisco, anche proprio nel parlare. Anche Mulling Glass aveva tanto. Che poi in realtà non si è meritata tantissimo lo stesso, poi adesso a fine torneo ci sa che magari qualcuno precisione ci sia. Quindi no. Sempre con il sorriso, se quando vinci quando perdi, nel rispetto massimo. Anche il futuro match mi è piaciuto molto, anche lì c'è stato qualche
un piccolo... Uno screzio. Un po' di pepe, sì. Però anche lì dopo abbiamo chiarito l'intervista dopo anche con i commentatori, quindi sì. Ho avuto piacere un po' di quanto. Perfetto. Io ringrazierei Chef of the Gaming, OTS World, e sempre Bert che è sempre... Grande Bert. Qua, esatto. E Mozzo che è il mio mentore del addirittura mazzo. Ah sì, siamo di Panda Bar, sì dai. Chiaro. Diciamo che può essere e può dire la sua. A questo punto dividi il premio che hai vinto con noi. Esatto. Vabbè, siccome è sempre un lavoro di gruppo. Infatti se avessi vinto avrei offerto tutto a tutti quanti stasera. Però non mi hanno fatto sì, esatto. Esatto, in finale Silvio avrebbe offerto la cena. Grande esatto. Silvio. Però ringraziamo anche Giorgione sì. Che è quello che in realtà nell'intervista là non l'ho detto, però chi è che mi ha dato l'idea? I miei amici, ok, tra cui anche Giorgione che mi ci ha confrontato molto riguardo all'idea dello smoke screen, quindi ecco. Ok. Ultimo saluto anche al Darkstorm team. Esatto, più che altro anche sì, esatto, Darkstorm. Il tappetino. Abbiamo provato anche la sera prima. Infatti proviamo per tutti i meta possibili. Settimana prossima ci sarà il nazionale anche di Elzon, e poi sono qualificato anche lì. E quindi aspettiamo la tua video di top deck profile di Elzon. Proviamo a fare un po' bene 360 gradi. No, no, stanno giocando anche At, adesso arriveremo anche con At. Arriva con At adesso. Poi arriveremo con Tengu Plant. No, Tengu Plant no. Con il nostro amico Bertos, che anche lui sta spammando questi formati. Perfetto. Dai, ciao a tutti. Ciao, grazie.